Buongiorno a tutti i telespettatori di Medicina Facile. Già da diversi anni l'antibiotico resistenza è considerata un'emergenza mondiale, ingigantita dalla pandemia, dal Covid al punto che molti esperti parlano di emergenza nell'emergenza. Perché questo? Perché soprattutto nella prima fase della pandemia, quando il Covid era un perfetto sconosciuto, tra virgolette, forse si è fatto un uso eccessivo e non appropriato di questi farmaci. Che cosa si può fare? Intanto come si può fotografare questa situazione? Lo chiediamo al nostro graditissimo ospite. Buongiorno e bentornato nei nostri studi al professor Giustino Parruti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, eh, professor Giustino Parruti, direttore Unità Operativa Complessa Malattie Infettive dell'Ospedale di Pescara. Intanto, che cos'è, professore, l'antibiotico re resistenza e come funziona questo meccanismo? Ma allora, guardate, io, proprio per entrare in merito in modo semplice, eh, ho portato la prima diapositiva che ci aiuta a capire che il meccanismo dell'antibiotico resistenza è un meccanismo purtroppo intrinseco all'uso degli antibiotici. Vedete nella prima casella dove dice molti batteri alcuni resistenti all'antibiotico c'è la descrizione schematica di quello che succede comunque per, la, per il fatto che i germi hanno in sé i geni della resistenza agli antibiotici perché sono questi gli antibiotici degli strumenti di difesa del territorio fra di loro, quindi eh, gli antibiotici sono armi che non abbiamo inventato noi, noi li abbiamo scoperti ma l'hanno inventati eh, i batteri per dire tu qua non ci metti piede e io ti azzoppo. <ride> allora, vedete, eh, quando c'è un gruppo di batteri e eh, dove stanno i gruppi di batteri? Questo è il punto fondamentale. Sono nel nostro intestino, nel nostro apparato respiratorio, sulla nostra pelle. Ogni zona del nostro corpo ha quello che noi chiamiamo microbiota, cioè un gruppo di, di batteri che, attenzione, vivono grazie a noi, una cosa meravigliosa, in simbiosi senza spararsi di antibiotici. Cioè tendenzialmente nel nostro intestino, nel nostro polmone, sulla nostra pelle gli antibiotici convivono, noi da, i batteri convivono, noi facciamo da paceri. Però a un certo punto arriva un mal di gola. E allora io prendo una compressa di antibiotico, magari prescritta senza troppo criterio, cioè senza sapere qual è il batterio che sto curando, qual è la dose vera che sarebbe stata necessaria per fare un trattamento breve ed efficace. E allora che cosa succede? Che nel mio intestino, adesso guardate la casella 2, l'antibiotico uccide i batteri responsabili dell'infezione, ok? Ma purtroppo anche batteri appartenenti alla flora commensale normale e fa emergere, fa ricrescere perché la natura non ammette vuoto. Sono praticamente quei due che non sono stati colpiti dalla crocetta, diventano diciamo. Diventano la flora naturale. Quindi, per capirci, e questo è il messaggio si potevano dire tante cose, sì. ma il messaggio che mi sembra importante dire è che la generazione della resistenza agli antibiotici è un effetto collaterale di qualsiasi trattamento antibiotico, specie se non appropriatamente scelto. Poi vediamo che i batteri resistenti sono liberi di, di, di fare praticamente il batterio. Si sostituiscono, diventano il parterre ordinario certo. eh, questo è un guaio che dura nel tempo. Le chiedo perché se ne parla con sempre maggiore insistenza e preoccupazione dell'antibiotico resistenza? Ci sono anche, io ho trovato, proiezioni nefaste che nel breve volgere di qualche decennio la danno come prima causa di morte. Nel mondo. Perché questo? E si sente di confermare queste prospettive, queste proiezioni, professore? Allora, mi sento assolutamente di confermare la proiezione che un gruppo di, di ricercatori europei, capitanati dall'ottimo Matteo Bassetti, nostro collega che tutti conosciamo, se mi dà la prossima diapositiva, ha fatto due o tre anni fa dicendo. Se continuiamo a usare così gli antibiotici, se continuiamo a far diffondere i germi resistenti selezionati col meccanismo che ho detto prima, perché lo dico meglio, cioè quei batteri che poi erano rimasti e continuavano a ricrescere, ci mettono dopo un trattamento antibiotico banale, brutto aggettivo ma che usiamo tanto: potrebbero metterci 5-6 anni a ridecrescere e torna per tornare alla flora abituale. Se continuiamo a fare, inconsapevoli di quello che stiamo facendo, ciò che abbiamo fatto finora, beh, questo gruppo che lavora con Bassetti ha detto che effettivamente nel 2050 potremmo superare le morti eh, per certo. eh, cancro e ogni altra causa per l'antibiotico resistenza. Se possa avere la successiva, eh, il problema è questo, che l'uso indiscriminato degli antibiotici, indiscriminato è una brutta parola, ma... Io lo direi quasi inconsapevole, cioè noi dobbiamo conoscere meglio radicalmente meglio questo strumento che è fondamentale per sopravvivere, perché senza antibiotici avremo tanti morti in più. Ma se li usiamo male, li usiamo a sproposito, vedete le prevalenze combinate delle colonizzazioni. Questo è un concetto molto importante perché quei batteri che erano tutti rosa nell'intestino di quella persona sono belli zitti zitti, ok? Cioè il suo mal di gola è passato. Eh, il problema è che semplicemente, inapparentemente, è cambiata la sua condizione. Ecco, pre le prevalenze combinate di colonizzazione in individui sani sul territorio sono, a qualcosa, sono uh, arrivate a qualcosa che sta tra il 5 e il 15% fra le varie specie. Quindi è un frutto del cattivo utilizzo, dell'eccessivo utilizzo di queste classi di, di farmaci salvavita che ci sta creando uno scenario brutto. Andiamo avanti e il problema, e qui introduco, scusate la cattiva leggibilità, questa è la tabella che Matteo ha messo, ve la, ve la, tradico, <coughs> la traduco, dice eh, nel 2050 dice giustamente nella discussione, non ci arriveremo mai a quella catastrofe perché ce ne siamo resi conto per tempo, lui parla nel 2017, però l'intervento non è semplice. Per poter controbattere, controvertire questa tendenza, certo. noi dobbiamo cambiare la formazione, la conoscenza, gli schemi di prescrizione degli antibiotici è la grande eterogeneità che purtroppo c'è nella prescrizione degli antibiotici, l'affidabilità dei prescrittori, cioè dobbiamo aumentare il numero di coloro che sanno prescrivere gli antibiotici, dobbiamo favorire l'animus del cambiamento, perché ognuno di noi si sente un piccolo padre eterno. Io per primo, quando ho cominciato a dovermi correggere, ho sofferto molto nell'uso degli antibiotici e poi soprattutto... L'ultimo punto, per fare meglio dobbiamo certo. aumentare la diagnosi microbiologica, dobbiamo fare terapie sempre più mirate. Intanto eh, a beneficio dei nostri telespettatori che magari non lo conoscono, dico che è la, lo specialista che ha citato il professor Parruti, Matteo Bassetti, il primario delle malattie infettive dell'ospedale di Genova il San Martino, mi sembra. Sì, esatto. San Martino. Senta professore, adesso abbiamo una raffica di diapositive che il nostro ospite ci spiegherà. Aumentano le infezioni soprattutto e purtroppo in ambiente ospedaliero, ma non solo. Diventerà emergenza? antibiotici se i farmaci non funzionano. Ecco bene, Guarda, guardi questa domanda è fondamentale perché è fondamentale questo tentativo di risposta che io adesso vi faccio vedere. La risposta è sì. che al 2050 non ci arriviamo, se Dio vuole, se facciamo quello che stiamo cercando di fare qui in Abruzzo, cioè formare questi gruppi operativi epidemiologici. Da quest'anno tutte le AS dovrebbero essere dotate saranno dotati di un gruppo omologo e dobbiamo arrivare al punto che in tutti i reparti tutti segnalino a questo gruppo obbligatoriamente ecco le colonizzazioni perché per prevenire le infezioni noi dobbiamo controllare le colonizzazioni certo. ci verremo bene l'importanza di questo sul covid e, e dobbiamo aumentare la segnalazione della microbiologia cioè ogni volta che senza che il clinico se ne accorga perché il paziente sta benino, però viene fuori un germe pericoloso, analogamente dobbiamo provvedere e fare formazione. Che cosa abbiamo cominciato a fare? Se posso avere la prossima? Abbiamo messo su questo protocollo per cui quando c'è la segnalazione di un germe c'è un sopralluogo, e delle persone specializzate effetti, verificano se è veramente colonizzazione o già infezione, si usano tutti i protocolli per ridurre la trasmissione orizzontale di questi germi. Tutto quello che può essere provvisto viene provvisto, una consulenza infettivologica se non è stata richiesta viene richiesta e si fa formazione. Andiamo alla prossima. Questa formazione è molto importante, noi abbiamo fatto un programma di formazione aziendale che negli scorsi anni si è allargato anche ai medici di medicina generale, ha avuto delle bellissime ricadute perché abbiamo sentito proprio la voglia di tanti di cambiare consapevolezza nell'uso degli antibiotici. Andiamo avanti e fondamentalmente dobbiamo poi fare quello che si chiama infection control, cioè tutta una serie di misure che si devono attuare negli ospedali, la prima delle quali è richiamare a quello che Samuel Weiss ci insegnò morendo pazzo poverino perché non gli hanno creduto, che la prima fonte di trasmissione dei germi oltre alla bocca sono le mani. E questa è, è diciamo la più semplice delle e misure precauzionali. Andiamo avanti, Ma Abbiamo fatto qualcosa di più che io voglio commentare brevemente, nel, soprattutto nella terapia intensiva di Pescara, che ringrazio sempre in tutte le sue unità di personale per la collaborazione che ha avuto. Noi nel 2015, quando eravamo arrivati a un numero di infezioni da germi resistenti intollerabili. Abbiamo messo su un protocollo, ve lo semplifico: che fondamentalmente ci ha permesso, oltre alla segnalazione di cui vi ho detto, di avere una formazione specifica sia per gli infermieri che per i medici prescrittori perché la prescrizione diventasse in tutti i casi. Perché questa è la difficoltà. Non posso ottenere che uno ne sa qualcosa e gli altri vanno avanti come prima, se no non cambia nulla. E, e quindi abbiamo ottenuto, da una parte, che il laboratorio a partire dal gennaio del 2016 ci eh, monitorasse microbiologicamente e notificasse subito i germi. Abbiamo fatto un H24, una cosa eccezionale, per cui nel giro di poche ore sapevamo che avevamo a che fare con un germe resistente. E quindi abbiamo confrontato quello che succedeva all'inizio del 2015 come circolazione dei germi resistenti e fino al 2017. Dico una cosa importante, i protocolli di terapia antibiotica sono stati modificati praticamente abrogando o riducendo tantissimo L'uso dei farmaci chinolonici e carbapenemici che adesso sappiamo che inducono molte resistenze nell'intestino. Andiamo avanti, abbiamo pubblicato e siamo molto felici di questo su una delle migliori e più importanti riviste internazionali di malattie infettive i nostri risultati, che sono stati anche molto commentati. Andiamo avanti, e abbiamo ottenuto questo risultato eccezionale, che dimostra una cosa che è un contenuto importantissimo: nel giro di cinque semestri. La resistenza per i germi più pericolosi, quelli della traccia rossa sono i germi gran negativi, quelli dell'intestino che impazziscono col cattivo uso degli antibiotici, è crollata, andiamo avanti, è crollata anche diciamo, per, eh, e soprattutto per, guardate la linea viola, per la clebsiella pneumonie, che è quella che è più pericolosa perché ha una mortalità attribuita più importante, andiamo avanti. E questa è bellissima perché l'ultima vi fa vedere, guardate come un intervento sistematico come quello che abbiamo fatto può cambiare la storia. Nel primo semestre del 2015, guardate la prima colonnina verde, avevamo un 15% di germi buoni e un 33% di germi con 90% di resistenza agli antibiotici utilizzabili, l'ultima colonnina rossa. Nel primo semestre del 2017 la situazione si è ribaltata. Abbiamo avuto il 36% di germi buoni, una riduzione delle classi peggiori, quella in mezzo, ma soprattutto la pressoché scomparsa dei germi super resistenti. Questo è stato un proof of concept, diciamo noi, cioè una prova di fatto che se ci si mette si può cambiare anche abbastanza eh, in fretta. Sono risultati eccezionali anche rapportati al tempo di applicazione di esatto. questo protocollo. Esatto, eh, però confermano che ci vuole una complessità di intervento, non basta fare una cosina, bisogna prendere tutto un sistema, renderlo tutto cioè, consapevole del problema e intervenire in questo. E che anche tutti gli specialisti di riferimento siano uh, adeguatamente formati Con, su questo. E soprattutto solidali, c'è cioè una componente in questa vicenda che è fondamentale, qui non vince uno solo, le grandi individualità non servono, bisogna diffondere cioè, una consapevolezza e diffondere un nuovo comportamento dovendosi molti correggere, io per primo costantemente. Quindi qua non ci sono peccatori e, e, e santi, siamo tutti peccatori pentiti e in quest'ottica ce la possiamo fare. Bellissima questa considerazione. Io invece le chiedo questo, eh, in presentazione di questa trasmissione ho azzardato una considerazione. Nella prima fase della pandemia forse, dico io, si è fatto un uso... Uh, eccessivo, non corretto di antibiotici. Me la conferma professore? Verissimo. Allora, col senno di poi abbiamo dimostrato che eh, nella polmonite da Covid soltanto il 5-11% di, di uh, affetti ha una coinfezione con un batterio che meriti l'intervento uh, dell'antibiotico. Dell il 90% l'85-90% dovrebbe avere solo antinfiammatori quindi c'è stato assolutamente specie nei mesi di marzo-aprile e aprile sì. della prima ondata del 2020 sicuramente un eccesso di prescrizione antibiotica l'altro onde si aveva a che fare con una bestiaccia sconosciuta esatto. eh, questo di fatto ha aumentato l'emergenza no? come dicevamo, emergenza nell'emergenza con quali conseguenze? con la conseguenza che adesso potete seguirmi nel comprendere, che è aumentata durante la fase del Covid il numero di pazienti colonizzati con germi seri, brutti, resistenti, quando il paziente magari, purtroppo per un decorso sfavorevole, arrivava alla rianimazione. Cioè entrava nel reparto, venivano usati antibiotici non necessari venivano selezionati col meccanismo che vi ho mostrato rapidamente certo, perché quella sì, di crescita sì. è rapida germi resistenti quando il paziente arrivava in rianimazione i poveri rianimatori dovevano trattare solo germi resistenti per le infezioni sovrapposte. C'è da dire che comunque questo uso eccessivo era stato fatto con Assolutamente in buona fede. Quindi c'è una relazione con il Covid? C'è una, una doppia relazione perché il Covid ci ha fatto passare i guai per due fatti. Il primo è quello che abbiamo detto, cioè che si è avuto di fatto un aumento dei germi colonizzanti resistenti, per quello che abbiamo detto. Poi è arrivato il Covid, nei pazienti di rianimazione il Covid ha dato una sindrome immunosoppressiva identica a quella dell'AIDS terminale. Per cui, e questa è una cosa impressionante, a parità di colonizzazioni, in un paziente che non ha il Covid. Solo 2-3% dei colonizzati progrediscono a infezione. In una rianimazione normale, nel 2019 abbiamo dimostrato che, avendo un certo numero di colonizzazioni residue dopo quell'intervento da Acinetobacter, il 2,7%, cioè meno di 3 su 110, ha avuto una sindrome infettiva, settica da Acinetobacter. Durante il covid IDS 100 colonizzati, 40 sindromi. Quindi il, il Covid ci è entrato in pieno perché ha dimostrato non solo che purtroppo il numero di colonizzazioni dipende molto dalla nostra competenza e lo dobbiamo prevenire, ma quando si abbassano le difese questi germi diventano pericolosissimi. Quindi dobbiamo costruire un futuro riducendo i germi brutti i germi pericolosi, soprattutto per i deboli, per i fragili, certo. non tanto per le persone come le diciamo noi normali, cioè immunocompetenti. Senta professore, la diffusione dei superbatteri, anche qui possiamo azzardare una previsione, è in continua ma costante escalation? Sì, eh, tendenzialmente sì. Se mi dà la prossima, questa vi aiuta molto a seguire quello che vi sto per dire. Eh, Purtroppo, vedete, dovunque avvenga la prescrizione sbagliata, vedete, della gallina, eh, il, eh, la gallina, la mucca, il suino, cioè dovunque vengano usati male gli antibiotici, c'è un ritorno nella specie umana per contiguità. Quando la specie umana poi ha bisogno di trattamento e quindi facilmente va a finire in ospedale, dall'ospedale, vi dicevo, la persistenza di questi germi può durare fino a 4-5 anni dopo una singola fase di selezione, di pressione, c'è una distribuzione orizzontale a casa, dal nonno, dalla zia e così via. Quindi l'antibiotico resistenza si diffonde perché viene generata ampiamente nel territorio. E fondamentalmente viene a ritornare per trasmissione orizzontale a una popolazione molto più ampia sul territorio. Senta, come si può rimediare? Ad esempio, utilizzando antibiotici innovativi? Esistono, innanzitutto le chiedo questo. E se esistono, sono efficaci, vista la, la situazione che ci ha fotografato, che insomma non è proprio rosa. Allora, questa risposta ha ovviamente un sì, ma è un sì segreto è un sì su cui non c'è bisogno ma lo possiamo di... dire ai nostri sì, presentatori sì. <ride> cioè oggi noi abbiamo per le armi per, eh, per combattere molte volte, in molti casi questi germi ma non, dobbia... non ce lo dobbiamo dire perché noi dobbiamo vincere la guerra nella prevenzione di queste resistenze non possiamo inseguirle dicendo continuiamo a fare quello che abbiamo fatto tanto ci saranno nuovi adipiotici perché non è così i nuovi antibiotici, oltre a essere molto costosi, non sempre riescono a coprire tutte le circostanze. E quindi è fondamentale che i nuovi antibiotici rimangano un cespite assolutamente ospedaliero, diffuso nella cultura di prescrizione dell'ospedale, salva vita. Ma la guerra si vince fuori. Adesso vi mostro come. Eh, lei è uno specialista quando visita un paziente alla fine lo congeda con una ricetta. Le chiedo di congedare i nostri tre spettatori dopo questa ampia eh, presentazione e anche illustrazione della situazione con che cosa si può fare, o meglio che cosa fa la sanità pubblica. Per ovviare a queste situazioni, a queste prospettive piuttosto nefaste, che lei ci ha inquadrato benissimo, sia a corto che a lungo raggio, esatto. quindi nel medio e nel lungo periodo? Allora, la prima cosa, e questa è la prossima diapositiva lo mostra molto bene, dobbiamo avere un approccio sistemico l'OMS lancia questo schema One Health Response c'è solo una salute non c'è la salute veterinaria la salute delle piante, la salute dell'uomo c'è solo una salute rispetto alla resistenza antimicrobica quindi Ed è della salute del pianeta del pianeta e dobbiamo affrontare globalmente questo problema cercando una soluzione che riduca la genesi delle resistenze, però su questo non mi dilungo, mentre se posso avere la prossima noi dobbiamo adesso implementare un sistema di monitoraggio sistematico della circolazione degli MDRO. Cioè, se io adesso che torno in reparto e vado in pronto soccorso... Sì, però ci deve dire cosa sono gli MDRO. Scusate, gli MDRO, <ride> ha ragione, sono i Multi Drug Resistant Organisms. Ovvero? Sono i germi multiresistenti. È una sigla che noi usiamo, vi chiedo scusa, ho data per scontata, per parlare di quello di cui stiamo Sennò parlando. Se no mi cacciano da medicina facile. <ride> ha ragione. Quindi... Nessuna regione, nessuna rete regionale interregionale italiana ha ancora questo sistema. L'Abruzzo si sta accingendo, speriamo che il 2021 sia l'anno giusto, se mi dà la prossima, a realizzarla. Noi stiamo per creare, adesso stiamo attendendo la delibera regionale che ci autorizzi alla raccolta, una rete che metta tutte le informazioni su questi germi resistenti dentro un unico database, e la presenza di questi germi nel database, andiamo alla prossima, ci permetterà fondamentalmente di incrociare con le informazioni del paziente, con le informazioni delle prescrizioni territoriali ed ospedaliere e questo permetterà di darci degli indicatori che ci possano guidare la mano a tutti, magari con un'app, questo è il mio grande obiettivo, ovunque si prescriva sul territorio, sapendo attento, sei in un quartiere di Giulianova, in quel quartiere negli ultimi mesi c'è stata una forte circolazione di questi germi. Quindi quando pre... si potrebbe sì, arrivare sì. a mappare così la situazione. Assolutamente. Assolutamente. Possiamo arrivare a questo con costi molto contenuti se riusciamo a sfruttare gli skill informatici che siamo riusciti a mettere in campo. Andiamo alla prossima e fondamentalmente benissimo e quindi no, forse poss ne Vabbè, possiamo comunque. di fatto avere un sistema che guidi la prescrizione saggia degli antibiotici. Come la chiudiamo questa trasmissione professor Parruti che eh, considerazioni si sente di fare e di lasciare ai nostri telespettatori? Abbiamo visto che si fa un uso un po' esagerato di antibiotici sia nel campo della salute umana, in zootecnia, in agricoltura, anche se ne fa un uso non sempre appropriato e questo sta mettendo a rischio eh, tante situazioni. Eh, che cosa si potrebbe fare e che considerazione finale si sente di, di lasciare ai nostri telespettatori? Ma io delle mille cose che si potrebbero dire adesso ne dico una sola. Chiediamo corresponsabilità da parte di tutti. Le infezioni ricorrenti delle vie urinarie, per esempio, sono un esempio, di, per, far, per prenderne uno solo, di quanto possiamo collaborare. Sono una cosa frequentissima. La presenza di batteri nelle urine può essere rilevata da tutti per sintomi anche minimi. Come trattare le infezioni urinarie è una cosa fondamentale per non generare nel nostro intestino nuove resistenze. Sentiamoci sempre con i nostri medici di base, sentiamoci sempre con gli specialisti di riferimento prima di prendere l'iniziativa di assumere antibiotici. Molte volte abbiamo antibiotici a casa, al primo fastidio. Assumiamo questi antibiotici come se fosse una pratica assolutamente senza rischi. Il beneficio apparente, percepito, è ottimo perché uno ha un bruciore urinario, si ritrova senza bruciore urinario, ma dopo due settimane si ritrova essere portatore di germi che se ha trattato male questa infezione o specie, si ha trattato inutilmente una colonizzazione, si ritrova germi che saranno difficili per sé e per altri da trattare. Quindi... Quello che chiedo è una grande corresponsabilità. Grazie, grazie anche per questa saggia considerazione finale. Grazie al professor Giustino Parruti, direttore dell'Unità Operativa Complessa Malattie Infettive dell'Ospedale di Pescara. Grazie professore per essere grazie stato. Grazie a voi, grazie a voi noi. perché è una conversazione molto utile che ho avuto piacere di fare. Il piacere è nostro, è un piacere ospitarla sempre. Grazie al professor Parruti per essere stato con noi oggi, ma grazie anche a tutti gli specialisti che sono passati nello studio di Medicina Facile in questa stagione televisiva. Quella che avete appena visto era la puntata numero 799 di questa trasmissione, l'ultima, come le dire vi dicevo di questa stagione televisiva io devo ringraziare per avermi anche sopportato i miei due compagni di viaggio in regia Francesco Specchiulli post produzione e supervisione tecnica affidata ad Andrea Di Fabio, grazie Francesco grazie Andrea, grazie più, il grazie più grande naturalmente lo devo dire a voi che ci avete seguito anche quest'anno con grande passione, con grande interesse e con grande affetto che vi dico, eh, grazie di tutto davvero col cuore buon tutto a tutti e ci vedremo presto grazie e arrivederci